questo dicastero, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, che erige a istituto di diritto pontificio l'istituto secolare orionino. Di voi siete chiamati oggi ad essere umili e appassionati portatori in Cristo e nel suo spirito del senso del mondo e della storia. Il vostro stare dentro il mondo non è solo una condizione sociologica, ma una realtà teologica che vi permette di essere attenti, di vedere, di ascoltare, di compatire, di congioire, di intuire le necessità. Questo vuol dire essere presenze profetiche in modo molto concreto, attenti al mondo con il cuore immerso in Dio. La storia e l'identità dell'Istituto Secolare Orionino nascono per ispirazione di San Luigi Orione, che alle consacrate chiedeva di collaborare da umili figli della Divina Provvidenza per portare i piccoli, i poveri, il popolo alla Chiesa e al Papa, per instaurare omnia in Cristo, mediante l'esercizio della carità. Nelle sue prime costituzioni manoscritte del 1904, il numero 7, e poi in quelle edite del 1912 al numero 11, aveva previsto una forma di consacrazione per quei laici che anelano con tutto l'anno di seguire la perfezione e sarebbero disposti di fare i voti se fosse loro dato. Ai tempi di Don Orione certamente non esisteva la forma di consacrazione degli istituti secolari, ma queste parole del fondatore, in un testo così ufficiale, carismatico e giuridico, esprimevano un'intenzione e una prospettiva che poi furono rese possibili nel 1947 con la pubblicazione della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia del Papa Pio XII. Dopo la formazione di vari gruppi, il 7 novembre 1973 giunse il riconoscimento del movimento Volontarie di Don Orione come Pia Unione, dato da Monsignor Domenico Valeri, Vescovo di Marsi, in Avezzano, con una regola di consacrazione secolare. Il 13 maggio 1997 il Vescovo di Tortona, Monsignor Martino Canessa, promulgò il decreto di erezione dell'Istituto Secolare Orionino Femminile di diritto diocesano, approvandone la regola di vita. Con lettera del 1 agosto 2019, Sua Eccellenza Monsignor Vittorio Francesco Viola, Vescovo della Diocesi di Tortona, ha inoltrato domanda di riconoscimento pontificio dell'Istituto Secolare Orionino, esprimendo il suo giudizio positivo. Dopo aver verificato la presenza di tutti i requisiti richiesti e un attento esame della documentazione presentata, della regola di vita e direttorio dell'Istituto, il Congresso della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, riunitosi in data 20 ottobre 2020, ha riconosciuto l'Istituto Secolare Orionino meritevole di essere annoverato tra gli istituti secolari di diritto pontificio. Il Santo Padre, in data 9 novembre,
ha manifestato il suo benevolo consenso e in forza di esso questa congregazione, con il presente decreto, eleva l'Istituto Secolare Femminile, Istituto Secolare Orionino, al grado di diritto pontificio, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano, e ne approva il testo rinnovato delle Costituzioni e Direttorio, secondo l'esemplare conservato nell'archivio di questo dicastero. Ringraziando per la ricchezza che l'Istituto Secolare Orionino rappresenta per la Chiesa intera, auspichiamo che ciascun membro dell'Istituto viva in pienezza il cammino di consacrazione e secolarità. La Vergine Maria, Madre della Divina Provvidenza, vi guidi in questo cammino sui passi di San Luigi Orione, che voleva persone gioiose che camminano in avanti guardando in alto a Dio. Dal Vaticano, 20 novembre 2020, João Brás, Cardinale de Avis, Prefetto, José Rodríguez Carvalho, Arcivescovo Segretario. Il decreto rientra in quello che è il riconoscimento di autenticità di un carisma nella Chiesa. Quindi, qual è la ratio, potremmo dire, la motivazione profonda? Un decreto segna il riconoscimento della autenticità ecclesiale del carisma. E pertanto, come una volta ci si teneva con il sigillo, eccetera, che era una impressione materiale, grafica, ma su un valore molto più ampio. E qui non possiamo non ricordare l'Evangelii Gaudium 130 di Papa Francesco, che la logica di ogni carisma è di camminare dentro il popolo di Dio. È questo camminare dentro che dà la possibilità ai carismi di crescere nella Chiesa e di edificare la Chiesa. Quindi auguri a tutto l'Istituto per questo traguardo così importante, che veramente dà voi un cammino di ecclesialità in comunione con la Chiesa e col Santo Padre, tema tra l'altro molto caro a Don Luigi Orione. Di essere veramente degne di questo che oggi stiamo ricevendo, di essere sempre in sintonia col Papa, per il quale abbiamo il quarto voto di fedeltà al Papa, e quindi ce la metteremo tutta. Le abbiamo grande desiderio di camminare veramente con la Chiesa e per il Regno di Dio. Bene. Grazie. Grazie. Il Papa accoglie e il 20 novembre viene firmato il decreto. Che gioia! Questa è una grande grazia del Signore. Accogliamola tutti con grande impegno, con grande soddisfazione, possiamo anche dire tra virgolette, perché Don Orione gioirà con noi pensando a quella data lontana che ci sognava, e oggi tutto è diventato una realtà. Vi saluto tutte con grande affetto fraterno, ringraziamo tutta la nostra famiglia carismatica al Don Orionina, che da sempre ci segue, ci stima, e insieme camminiamo per lo stesso obiettivo, per la gloria del Regno di Dio.